Come ti sei preparato per questa manifestazione? Mi sono preparato un po' così, anche perché quest'anno ho lavorato parecchio per la gestione di circoli con mio fratello, e quindi la preparazione al torneo non è ottimale. Diciamo che mi sono messo in moto da 2 settimane dal punto di vista fisico, dal punto di vista tennistico ho cercato di allenarmi qualche volta, però vedremo un po'. Certamente entrerò in campo sempre con la voglia di vincere, quella non mi manca mai, e cercherò di fare il mio meglio. Quello. Pensi che comunque il giocatore da battere in questa situazione sia sempre Manuel Mazzella o c'è qualche altro giocatore che temi? Ma Manuel è diciamo il favorito, perché anche l'anno scorso ha vinto il titolo e quindi è il campione uscente, d'altronde anche su di me, quindi ha fatto un bel match, e poi quest'anno comunque ha avuto dei buoni risultati, è un giocatore esperto che gira tornei internazionali e tutto, lo stesso anche Antonio Zucca che comunque anche lui fa attività e si allenano entrambi fuori dalla Sardegna e sono diciamo più rodati dal punto di vista. E poi di altri sono ragazzi, anche se dovessi vincere il primo turno c'è anche Michele Fois, che è un ragazzo che sta crescendo, che si sta allenando fuori anche lui da quest'anno e ha avuto dei buoni risultati, quindi ci saranno dei turni interessanti, abbastanza tosto come campionato. Ho notato che la stagione 2015 è passata un po' senza tornei, quindi magari dedicandosi un po' all'aspetto lavorativo, sì, sempre dal punto di vista tennistico. Invece la stagione 2016 pensi di fare qualche torneo in più? È già una programmazione stabilita? Cosa farai insomma? Nel 2016 intanto sto ragionando più nel 2015, perché adesso mi dedicherò a dei tornei d'estate, sarò un po' più libero, poi aiuterò mio fratello con le scuole tennis quando magari mi riposerò un attimo, tra virgolette riposare, però per il 2016 vedremo, adesso ragiono qua, perché andare troppo avanti poi sarebbe, magari mi distoglierebbe dagli appuntamenti di adesso, quindi meglio ragionare torneo dopo torneo, poi vedremo. Che tornei pensi quindi di fare alla fine di questo 2015, in questa sessione ultima? Mi sono programmato dei tornei anche a livello internazionale, perché una volta che poi si esce dalla Sardegna, innanzitutto farò dei tornei in Sardegna, ci saranno tornei tipo forse Terranova, e torneo all'Open di Dorgali e poi qualche altro torneo per prendere un po' di fiducia con le partite, perché un anno, 10 mesi senza giocare era una cosa che non provavo da quando ero piccolo, perché da tantissimi anni che ho sempre giocato, non dico quasi ogni settimana, però giocavo di più rispetto a quest'anno.